Un piano shock per il Sud. A proporlo è il presidente di Confindustria Vincenzo Boccia, che a margine di un incontro tenutosi alla Camera di Commercio di Salerno sul tema della qualità del sistema di governo delle imprese, si è soffermato sui temi più importanti riguardanti il territorio salernitano e più in generale il meridione. Il Sud ha bisogno di un grande piano shock, a partire da un grande piano di dotazione infrastrutturale. Abbiamo segnalato da tempo che ci sono già risorse spendibili che tra l'altro non fanno fare ricorso a deficit e a debito pubblico, occorre un piano shock e anche un piano di inclusione giovani nel mondo del lavoro. Abbiamo oltre 60.000 giovani dal sud ogni anno che si spostano al nord o in altri paesi per cercare lavoro. L'emigrazione dei nostri giovani e dei lavoratori italiani è un elemento importante quanto la questione dell'immigrazione. Lo dico da cittadino e da imprenditore di questa città, un aeroporto in una città come questa significa attrarre turisti della costa cilentana, è anche come dire, utile per la Basilicata, visto che abbiamo la regione Basilicata anche all'interno della società, quindi per la parte vicina a Potenza, significa capacità di attrazione di clienti, significa capacità di attrazione di territorio e significa apertura di cantieri. Speriamo che gli europei non incidano affatto su una idea come dire, in cui il fattore temporale deve essere una grande sensibilità di questo paese, in quanto tempo facciamo le cose che diciamo. Da cittadino salernitano e da Presidente di Confindustria auspico che quanto prima arrivi questa firma in modo che si sblocchino quanto prima i lavori. L'aeroporto di Salerno è complementare, non antitetico a Napoli, offre diciamo, una idea strategica, geografica complementare a quello napoletano, un unico elemento di governance aiuta esattamente questa complementarietà di cui la Campania ha bisogno per fare sistema.